Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Accogliamo tra noi e salutiamo Monsignor Bruno Marinoni. È vicario episcopale della nostra diocesi, uno stretto collaboratore del nostro arcivescovo. È il cosiddetto moderator curie, colui che presiede la curia di Milano. E in questo anno giubilare abbiamo invitato un po' i responsabili della nostra chiesa ambrosiana e siamo contenti di avere tra noi Monsignor Bruno. Il suo compito è molto delicato, molto importante per la guida della chiesa ambrosiana e quindi vogliamo senz'altro pregare per lei, Monsignore, e anche lei preghi per noi in questa festa solenne della Divina Maternità di Maria, la domenica dell'incarnazione del Verbo di Dio. E quindi in un santuario mariano come il nostro questo è un giorno speciale, guardando a Maria che ci guida a Gesù. Come ogni volta che riceviamo un dono straordinario come quello della presenza del Signore Gesù, vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati, per tutte le volte che non abbiamo dimostrato la disponibilità ad accogliere questo dono. Tu che nascendo dalla Vergine Maria ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Tu che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison. Tu che susciti in noi la gioia per la tua presenza, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché da lei abbiamo ricevuto lo stesso autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. E tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia, e sono grande nel salvare. Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio? Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. Insieme. La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. Le montagne portino pace al popolo. E le colline giustizia, ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. Scenda come pioggia sull'erba, come acqua che errora la terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 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 Ripetiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ringrazio Don Patrizio e la comunità degli Oblati per questo invito in questo santuario, proprio nel giorno della Divina Maternità di Maria, detta recentemente Domenica dell'Incarnazione. Ringrazio perché credo che la pedagogia della Chiesa sempre pone nel suo percorso la figura di Maria. La tradizione e la devozione a Maria sono da sempre strumento per poter incontrare il Figlio, per poter incontrare il Signore Gesù. E anche nella liturgia questo avviene proprio oggi, nella domenica precedente il Natale, nella domenica precedente l'incarnazione del Figlio di Dio, si guarda con particolare attenzione a questo mistero della maternità di Maria. Una maternità sicuramente straordinaria per quanto riguarda il Figlio, perché è il Figlio di Dio. È altrettanto straordinaria per questo concepimento per opera dello Spirito Santo. Un mistero unico, irripetibile nella storia, un mistero che rimane tale ancora oggi, non tanto perché non sappiamo tutti i particolari di come è avvenuto, ma perché è qualcosa di straordinario in sé.
che un essere umano, che una donna di un posto sconosciuto possa diventare la madre del Figlio di Dio. È un mistero così straordinario che spesso viene contrastato anche al tempo di Gesù. Vieni da un paese umile, che cosa vuoi insegnarci? Non sei di una discendenza particolare, chi è tua madre? Chi sono i tuoi fratelli? Questo che può sembrare uno scandalo, come può Dio nascere in una famiglia normale, per noi è un mistero straordinario che dice la condiscendenza di Dio. Questo Dio, secondo quello che dice San Paolo nell'inno ai Filippesi, non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è incarnato, è venuto in mezzo a noi. Il Signore non perde dignità, secondo logiche fosse molto umane, di potere. Il Signore non perde dignità a venire in mezzo a noi, anzi, questo farsi prossimo, questo stare insieme con noi, dimostra la grandezza del suo amore, dimostra quanto questo mistero della salvezza non è un gioco nelle mani di Dio, ma è qualcosa di assolutamente fondamentale. Manda il Figlio, addirittura permette che il Figlio venga ucciso, possa soffrire per la salvezza degli uomini. Questo è il mistero straordinario dell'incarnazione. E tutto ciò avviene attraverso una ragazzina, una giovane che certo, secondo quanto possiamo intuire dal Vangelo, era una persona che seguiva le leggi di Dio, ma era una come tante altre probabilmente. Ecco, Dio sceglie una persona comune, una persona normale, una persona della vita quotidiana per mostrare il suo volere, la sua grandezza, la potenza della sua salvezza. Ecco, noi oggi contempliamo questa maternità innanzitutto evidenziando questo divario tra la grandezza di Dio e la quotidianità di questa donna, per contemplare la straordinaria bontà di Dio che si fa carne, che vuole rimanere in mezzo a noi, che vuole abitare insieme con noi, che prende casa nelle nostre case normali, quotidiane, non divine certamente. Questo mistero si rivela attraverso questa donna e attraverso questo gesto che è la maternità. Questo tema della maternità di Maria e della maternità in generale è un mistero che in modo particolare in questo tempo ci preoccupa, in questo tempo di denatalità dove la nostra Europa invecchia sempre di più, dove la nascita alcune volte è più un fastidio, è un peso economico, sono le prime cose che uno mette davanti rispetto al dono di una vita, al dono straordinario di un figlio. Ecco, questo tema della maternità credo che debba essere continuamente rimesso in evidenza per dire la straordinarietà del gesto. La maternità è innanzitutto un dono. Chi genera, di fatto genera qualcun altro. E la maternità è intrinsecamente un dono, perché i figli inevitabilmente, anzi per fortuna, crescono, diventano grandi, diventano autonomi. Ogni tanto come battuta dico che non è un buon investimento fare dei figli, perché non solo economicamente ma anche nelle preoccupazioni può essere un cattivo investimento. In realtà sappiamo bene come questo investimento, se così lo possiamo chiamare, è qualcosa che genera futuro, genera speranza. Quando uno vede un figlio, quando uno vede un nipote, vede il futuro, vede la vita che continua, che è un'esperienza assolutamente impagabile,
È vero che da una parte io dono qualcosa, perché è un sacrificio, alcune volte anche doloroso il parto, è tutta una fatica da un certo punto di vista, ma questo dono diventa dono anche per chi compie il dono stesso. Un padre e una madre che mettono al mondo un figlio vedono nel figlio il loro futuro, vedono una speranza, vedono un motivo per fare tante cose. E questo è qualcosa di assolutamente unico e straordinario. Ed è interessante che il Signore ha deciso di venire in mezzo a noi proprio attraverso questo gesto, attraverso la maternità di una donna normale, quotidiana. Ecco, noi oggi contempliamo esattamente questo gesto naturale, umano, che però porta dentro di sé qualcosa di straordinario, qualcosa in più, forse già qualcosa di trascendentale, qualcosa che va oltre la nostra concretezza, perché certo è un bambino, certo è un essere umano che ha una sua libertà, che ha qualcosa di straordinariamente diverso, perché certo si cerca sempre di vedere se assomiglia di più alla mamma, alla nonna, alla zia. Questa è la ricerca normale per sentire un'appartenenza, ma quella persona è qualcosa d'altro, qualcosa di più grande, che va oltre il nostro semplice desiderio. Ed è anche motivo di comunione, perché in quel figlio noi riconosciamo un amore condiviso. Il volersi bene si esprime in una concretezza, in quella persona, in quella cura. Quel nostro modo di prenderci cura di quel bambino, di quella bambina, che ovviamente è fragile nel suo inizio, è il nostro modo di amare. Ecco, noi contempliamo questa maternità che sappiamo bene non essere solamente una maternità fisica. Sappiamo bene come una maternità e una paternità chiedono qualcosa di molto più grande, e tante volte la paura anche di mettere al mondo dei figli è legato anche a questo. Perché non basta mettere al mondo fisicamente, occorre poi far crescere, occorre poi dare la vita, non solo nel senso che viene generato, ma anche spendere la propria vita per quella persona. Ecco, noi in Maria contempliamo esattamente questo mistero, ovviamente in maniera straordinaria, perché questa donna genera addirittura il Figlio di Dio. Questa donna genera colui che poi sarà il suo Signore. Genera un dono straordinario per gli altri, ma anche per sé. E questa donna però sa che darà la vita per il figlio. È interessante, mi piace sempre rileggere la figura di Maria come quella donna che si lascia plasmare dagli eventi del figlio. Questa donna che si mette in discussione perché deve nascere un figlio per opera dello Spirito Santo, questo figlio che diventa il Figlio di Dio, questo figlio che viene rifiutato, questo figlio addirittura che viene messo in croce, questo figlio che poi risorge. Questa donna che accompagna i diversi momenti dell'esperienza di Gesù e si interroga come lei per prima deve ripetere quel sì che ha detto all'inizio. Questa è la parabola di ogni credente, questo è il percorso di ciascuno di noi. Ciascuno di noi è chiamato a dire un sì nella propria storia, nella propria vita, ma questo sì deve essere rinnovato continuamente, deve essere rigiocato, perché le fasi della vita sono molto diverse e non è sufficiente, non è possibile vivere di rendita rispetto a quello che abbiamo scelto. La nostra fede, il nostro percorso spirituale chiede un nuovo sì ogni giorno e soprattutto nei momenti di passaggio della vita. Un nuovo sì che permette ancora una volta di dire: voglio compiere la tua volontà, si compia di me secondo la tua parola. È interessante che la storia della Chiesa è stata continuamente accompagnata dalla devozione a Maria esattamente per questo motivo. Perché questa donna è innanzitutto la donna della fede, colei che ci fa vedere come si fa a seguire il proprio figlio, come si fa a generare, ma nello stesso tempo a seguire colui che ha dato la vita per ciascuno di noi.
Ecco, in questo mistero io credo che è opportuno che ciascuno di noi si interroghi rispetto a che cosa sta vivendo in questo momento, come sta generando i propri figli, ma non solo i propri figli, come sta dando la vita per coloro che gli stanno accanto. Questo vale in ogni vocazione, da coloro che hanno dei figli concreti a coloro che sono chiamati ad accompagnare altri. In che modo noi generiamo in questo momento o siamo diventati sterili? In che modo noi generiamo alla vita? In che modo invece rischiamo di non dire e non dare più niente ai fratelli? Ecco, questo ha un aspetto interessante e particolare su cui mi vorrei fermare, ed è il tema della speranza, del futuro. Mettere al mondo un figlio, come dicevo, è dare speranza. E forse in questo momento storico, penso come in tutti i momenti della storia, ma noi viviamo questo, in questo momento storico anche legato a vicende belliche vicine e lontane, molte volte il tema della speranza è qualcosa che è molto faticoso anche per noi credenti. La tentazione alcune volte è dire: va bene, per adesso siamo al sicuro almeno noi, ma non possiamo chiuderci a questo. Abbiamo bisogno di una forza che guardi al futuro, che guardi avanti, che permetta di procedere. È interessante come il nostro Papa, l'ha chiesto anche ieri come regalo di compleanno, come il nostro Papa continua ad insistere su questo tema della pace e sembra essere la persona più inascoltata in assoluto. Continua a dirlo, continua a ripeterlo, continua a dire di pregare per questa pace. Sembra assolutamente inutile. E invece io credo che questo atteggiamento sia l'atteggiamento di chi crede. Secondo quella frase che abbiamo appena ascoltato, nulla è impossibile a Dio. È una frase molto forte, perché la realtà che invece noi viviamo appare in contrasto con questa frase, perché Dio non concede immediatamente la pace. Nulla è impossibile a Dio. Dobbiamo però credere a questo, dobbiamo tutti confluire verso questa consapevolezza. Nulla è impossibile a Dio, è la speranza che noi credenti siamo chiamati a consegnare ad ogni uomo e a ogni donna sulla terra. Nulla è impossibile a Dio, dalle cose più piccole che riguardano la nostra vita, che cerchiamo di far compiere a Dio e alcune volte magari siamo anche di ostacolo, dalle cose più piccole alle cose più straordinarie. Noi crediamo fermamente che nulla è impossibile a Dio. Questo è il messaggio di speranza che ciascuno di noi deve custodire e soprattutto coltivare nel proprio cuore, perché anche noi siamo esseri umani come tutti gli altri e quindi facciamo fatica ad accettare questa impotenza davanti al male, ma vogliamo credere che davvero Dio sia più forte del male, che Dio sia più forte del dolore, dell'ingiustizia, della guerra. Per questo vogliamo anche noi insistentemente pregare per la pace, per una pace reale, non come una speranza utopica, forse mai avverrà, ma credere fermamente, pregare, compiere dei gesti concreti nella nostra vita, gesti di pacificazione, ricordandoci continuamente che nulla è impossibile a Dio. Se noi credenti siamo i primi ad aprire la speranza, allora forse sarà più facile per ogni uomo intuire che è possibile quello che Dio vuole per ciascuno di noi. Ecco, tante volte invece noi non crediamo che tutto sia possibile a Dio. E allora ragioniamo alla maniera umana. E a questo punto la nostra fede non ha nessun valore aggiunto. Rischia di essere qualcosa di un po' superstizioso, qualcosa di tradizionale. A Natale è bello andare in chiesa, messa del Natale, aprire regali. Rischia di diventare qualcosa di assolutamente abitudinario, abitudine positiva, nessun problema, ma poco incidente nella nostra vita. Chiediamo al Signore la grazia, come fu per Maria, di dire nulla è impossibile a Dio.
di credere che nulla è impossibile a Dio. Immaginatevi questa donna, questa ragazzina che riceve un annuncio di questo genere. Come può una ragazzina così credere che diventerà la mamma del figlio di Dio? È impossibile. E invece no, è possibile. Nulla è impossibile a Dio. Tutto si può realizzare se questo Dio in qualche modo è presente in mezzo a noi, se gli lasciamo spazio nella nostra storia. E allora davvero anche questa giornata e questo Natale permetta a ciascuno di noi di aprire il cuore e di far sì che questo Dio possa darci qualcosa di nuovo, perché Dio ha sempre qualche novità per noi, ma tante volte noi non abbiamo spazio per queste novità di Dio. Va bene che sia tutto alla stessa maniera, perché non ci scomodi troppo. Chiediamo che questa novità di Dio possa davvero entrare nella nostra vita, possa illuminare il nostro futuro e ci possa dare l'energia per camminare verso questo futuro. Questo è quello che il credente deve alla storia. Se noi siamo uomini e donne del futuro, della speranza, allora avremo compiuto la nostra missione. Nulla è impossibile a Dio. Il Signore verrà per donarci la vita. Ripetiamo. Il Signore verrà per donarci la vita. Raccogliamo i nostri desideri, le nostre intenzioni, le nostre speranze, perché possono essere trasformate secondo la volontà di Dio. Preghiamo assieme: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Per la Chiesa, comunità gioiosa nella fede e aperta alla speranza, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i religiosi e per quanti hanno consacrato la propria vita al servizio di Dio e dei fratelli, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i giovani, alla ricerca di ciò che è puro, nobile, giusto e buono, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi tutti, che ci disponiamo alla celebrazione del tuo Natale, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Dio onnipotente, che ci hai creato e hai mandato a noi il tuo Verbo, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, guarda con amore il tuo popolo e ascolta la sua umile voce, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Pace secondo. Thank you.
comunione con tutta la Chiesa professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il tuo Spirito Dio onnipotente, disceso con la sua gloria nella Vergine Maria, accolga le nostre offerte e le ricolmi della sua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, celebrare il mistero della Beata Vergine Maria, che accogliendo con fede illibata l'annunzio dell'angelo, concepì il tuo Verbo, rivestendolo di carne mortale. Nell'esiguità del suo grembo racchiuse il Signore dei Cieli e il Salvatore del mondo e per noi lo diede alla luce, serbando intatta l'integrità virginale. Stupiti e gioiosi per questo prodigio, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, unico onnipotente Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti.
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Un germoglio nascerà dal tronco di Jesse e il suo regno avrà fine. In
insieme. In germoglio nascerà dal tronco di Jesse e il suo regno non avrà fine. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Vi do tre avvisi. Il primo è che nel pomeriggio, con inizio alle 14:30, si svolgerà presso il centro di Rho il tradizionale presepe vivente che coinvolge l'intera comunità cristiana della nostra città. L'invito è a partecipare al corteo, che inizierà alle 14:30, o passare anche più tardi dalla piazza di San Vittore, dove sono allestite le scene del presepio ed è posta la raffigurazione della capanna della Natività. Secondo avviso, domenica prossima celebreremo la solennità del Natale di Gesù, quindi continua la novena del Natale nei prossimi giorni con la possibilità delle confessioni. Sabato prossimo alle 18 la messa della Vigilia, alle ore 24 la solenne messa nella notte del Natale, preceduta alle 23:30 da una veglia a cura della nostra Schola Cantorum. Domenica prossima le messe al solito orario 9, 11, 18.
Terzo avviso, sul sagrato del santuario sono in vendita dei panettoni per il prossimo Natale. L'iniziativa è del Centro Insieme, che è l'opera caritativa nata dopo la missione cittadina del 1999 e che ha sede presso uno stabile della Casa dei Padri. Il Centro Insieme, lo ricordo, si prende cura delle mamme e dei loro bambini in difficoltà. Potete chiedere informazioni ai volontari presenti sul sagrato o anche semplicemente passare da loro per uno scambio d'auguri. E ringraziamo Monsignor Bruno per la sua presenza, la sua parola. Facciamo a lui gli auguri di un buon e santo Natale e lo preghiamo di portare i nostri auguri all'Arcivescovo. Grazie. Preghiamo. Resta con noi, o Dio Onnipotente, e per l'intercessione di Maria Vergine e Madre, aiutaci con instancabile amore a custodire in ogni giorno della vita il dono ricevuto alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Dio misericordioso, che per mezzo del tuo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua pace. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. A tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la festa dell'Incarnazione e della divina maternità di Maria, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. E buona domenica.